pubblica, buonasera e benvenuti alla seconda serata del nostro caffè letterario. Stasera il mio collega organizzatore Serioli non è potuto essere presente, quindi non ci sarà nessuna presentazione, in quanto mi autopresento e parto. Allora, il titolo della serata è Tre romanzi, tre personaggi che spaziano nell'arco di tutto il secolo XIX. Secolo XIX, per quanto riguarda la lettura francese, è un secolo ricchissimo. Per quanto riguarda il romanzo, poi, che è il genere letterario di cui ci occupiamo stasera, probabilmente solo nella letteratura russa si può avere una ricchezza di autori, di temi. I tre autori che stasera sfioreremo sono Balzac, Zola e Maupassant, ma ce ne sarebbero molti altri, basta nominare Stendhal, Flaubert, tanto per citare altri due giganti della letteratura. Allora, il filo conduttore di questa serata dei tre romanzi, in realtà sono tre questi fili conduttori. Uno può essere il realismo, che poi sfocerà nel naturalismo con gli ultimi due autori. Balzac è considerato un precursore del realismo assieme a Stendhal. Il realismo in letteratura viene fatto, diciamo, nascere con Flaubert, però già Balzac e Stendhal stesso possono essere a tutti gli effetti considerati come autori realisti, pre-realisti, per due o tre motivi. Prima di tutto perché non si preoccupano, come gli autori precedenti di romanzi, di andare a indagare, analizzare tutti gli strati della società e non soltanto quegli strati medio-alti che fino ad allora erano stati privilegiati. Inoltre, già con Balzac inizia a comparire uno stile che sarà poi portato avanti da Flaubert e ancora di più da Maupassant e Zola, uno stile che va a recuperare quello che è il vero modo di parlare, il vero modo di analizzare le situazioni. Quindi un primo filo conduttore è il realismo. Un secondo filo conduttore può essere Parigi. Abbiamo tre momenti storici di Parigi. Con Balzac abbiamo ancora, se vogliamo, la Parigi sostanzialmente medievale. Zola, nella sua opera che andremo un po' a analizzare, La Curée, ci fa vedere lo sventramento di Parigi ad opera del barone Haussmann, ma voluto essenzialmente da Napoleone III. E con Maupassant vediamo invece la realizzazione, praticamente la Parigi che conosciamo oggi, la Parigi dei boulevard, dei caffè sulle terrasse, su questi grandi marciapiedi, queste grandi arterie che attraversano Parigi, e poi analizzeremo come mai c'è stata questa cosa. E infine, il terzo filo conduttore tra questi tre romanzi è quello del personaggio. Per Goriot, primo dei romanzi di Balzac, in realtà è titolato a questa figura di padre, questa figura tragica, quasi anzi patologica, come dice lo stesso autore, di questo padre che, nonostante tutte le evidenze gli facciano capire che le sue figlie di lui non hanno grande rispetto e grande amore, si praticamente svena fino ad arrivare alla povertà più completa e quindi anche ad una morte. Dirà Balzac nelle sue note, per quanto quando prendeva gli appunti per il suo romanzo, dice: un buon uomo, appunto per Goriot, pensione borghese, 600 franchi di rendita, che va in miseria per le figlie, che tra tutte e due hanno 50.000 franchi di rendita. Muore come un cane. Partendo da questa diciamo estrema sintesi, costruisce il suo romanzo. In realtà il personaggio che ci interessa non è il Père Goriot, ma è Rastignac, di cui poi, quando avrò finito questa introduzione, avremo i caratteri. Secondo personaggio, quello della Curée, è un certo Aristide Saccard. Terzo personaggio, Georges Duroy, di Bel Ami di Maupassant.
avevo modo di vedere che questi personaggi sono molto simili e vedremo anche come in alcuni casi la realtà supera la finzione appunto romanzesca. Potremmo definire tutti e tre questi personaggi come degli snob, con la vecchia accezione della parola snob, cioè personaggi arrivisti in una parola, cioè che sono disposti a vendere l'anima al diavolo pur di raggiungere il successo, il potere, la ricchezza. Allora, questa trilogia di romanzi ci fa anche viaggiare attraverso la Francia del XIX secolo, Francia che, pensando all'immobilismo della politica italiana, sia nel XIX ma anche nel XX secolo, dà invece mostra di una vitalità enorme. Il primo romanzo comincia nel 1819, quindi è ambientato nella Restaurazione. Prima della Restaurazione, Luigi XVIII torna, rimesso sul trono dagli alleati che avevano sconfitto Napoleone, e quindi c'è questo periodo in cui vengono azzerate in un certo senso le conquiste della rivoluzione, in parte mantenute da Napoleone, per ritornare all'ancien regime. Ma dopo, l'unica parte che non viene diciamo vista in questa trilogia è quella del regno borghese di Luigi Filippo. Nel 1851 Napoleone, il principe Luigi Napoleone Bonaparte, diventa prima presidente della Repubblica e poi, con un colpo di Stato, diventa imperatore come Napoleone III, periodo in cui è ambientato la Curie di Zola. Con la sconfitta di Sedan, l'impero crolla e viene, diciamo, istituita la Terza Repubblica, ed è il periodo in cui si muove Georges Duroy, il primo periodo, perché la Terza Repubblica è comunque quella che attualmente è durata di più nel corso della storia francese. Quindi ci sono stati 4-5 cambiamenti istituzionali nel corso di questo secolo, e se pensiamo che stiamo ancora noi discutendo se siamo ancora nella Prima Repubblica, se siamo nella Seconda Repubblica dopo 70 anni circa, e vediamo che non è assolutamente paragonabile al nostro. Allora, la figura comunque centrale del romanzo, la Curie, ma che comunque si avverte anche nel terzo dei romanzi, Bellamy, è quella di Napoleone III, che viene molto molto bistrattata da Zola, era un accanito oppositore, ma che effettivamente sta un po' per essere anche rivalutata in realtà storicamente. Ecco, dopo questa premessa cominciamo col primo dei romanzi, il Père Goriot. Allora, Balzac, inutile fare la sua vita, però l'unica cosa che si dice, che vale la pena di dire, che Balzac ha scritto circa 90 romanzi, tra romanzi e opere similari. E questi romanzi li ha organizzati in una grande architettura, la Comédie humaine, la Commedia umana, e il primo romanzo proprio della Commedia umana scritto con l'intento di appartenere alla Commedia humaine, alcuni precedenti poi li ha rimaneggiati per poterli inserire, è appunto il Père Goriot. Lui li organizza in tre grandi categorie: studi di costume, studi filosofici e studi analitici. Venendo al Père Goriot, adesso facciamo leggere un pezzettino. Balzac, nelle primissime pagine, presenta la pensione, uno dei tre ambienti in cui si svolge questo romanzo. Uno è la pensione di Madame Vauquer, il secondo è l'ambiente della nobiltà e il terzo è l'ambiente dell'alta finanza. Gli ultimi due ambienti sono abbastanza contigui, mentre invece la pensione della signora è una specie di spaccato, diciamo, della società, e a seconda dei piani ci si situa dal punto di vista sociale. Il primo piano comprendeva i due migliori appartamenti di tutta la casa. La signora Vauquer abitava il meno considerevole, mentre l'altro apparteneva alla signora Couture,
vedova di un commissario ordinatore della Repubblica francese. Insieme con lei stava una giovanetta di nome Victorine Taillefer, cui ella faceva da madre. La pensione di queste due signore ammontava a 1800 franchi. I due appartamenti del secondo piano erano occupati uno da un vecchio di nome Poiré, l'altro da un uomo di circa 40 anni che portava una parrucca nera, si tingeva i favoriti, si diceva ex negoziante e si chiamava signor Vautrin. Il terzo piano si componeva di quattro camere, due delle quali erano affittate l'una ad una vecchia zitella chiamata signorina Michonneau, l'altra ad un ex fabbricante di vermicelli, di pasta d'Italia e di amido, che si lasciava chiamare Papà Goriot. Le altre due camere erano destinate agli uccelli di passaggio, a quei disgraziati studenti che, come Papà Goriot e la signorina Michonneau, non potevano spendere più di 45 franchi al mese per il vitto e l'alloggio. Ma la signorina Vauquier desiderava poco la loro presenza e non li accettava che quando non trovava di meglio. Mangiavano troppo pane. In quel momento, una delle due camere era occupata da un giovane venuto dai dintorni di Angoulême a Parigi per studiare legge e la cui numerosa famiglia si sottoponeva alle più dure privazioni per mandargli 1200 franchi all'anno. Eugène de Rastignac, così si chiamava, era uno di quei giovani abituati per la loro povertà al lavoro, che comprendono fin dalla più giovane età le speranze che i loro genitori ripongono in loro e si preparano un bel avvenire calcolando già la portata dei loro studi, adattandoli anticipatamente al futuro movimento della società, per essere i primi a esprimerlo. Ecco, allora lo spaccato piano per piano abbiamo, diciamo, più ricchi, meno ricchi, e il destino di Papà Goriot, per Goriot, è quello di risalire piano piano i piani di questa pensione fino a finire la sua esistenza, verso la fine del romanzo, praticamente in una soffitta, abbandonato e assistito soltanto da due persone, uno appunto questo Rastignac, che darà, diciamo così, vita agli ultimi aneliti di generosità e di pietà, e da un suo compagno Bianchon. Quindi Rastignac è il personaggio che ci interessa. Allora, l'unità, diciamo, l'unitarietà della Comédie Humaine è garantita da parte di Balzac dal ritorno, alcune volte ancora come protagonisti, altre volte invece come comprimari, di alcuni di questi personaggi. Due o tre li abbiamo già visti qua. Uno è questo Vautrin, scopriremo che questo misterioso Vautrin è un ex forzato, trompe la mort, che si è evaso dal bagno penale e che sarà, diciamo, l'elemento corruttore per quanto riguarda questo giovane Rastignac. Rastignac compare e secondo la cronologia, non della stesura delle opere, ma proprio secondo gli anni in cui sono ambientati i vari romanzi, nel 19 appunto nel Père Goriot, nel 20 nel Bal des Sceaux, nel 21-22 Illusioni perdute, nel 22 Gabinetto delle antichità, nel 23 Studi di donne, nel 28 la Proibizione, nel 29, nel 31 In peau de chagrin, nel 33-36 La maison Nucingen, nel 40 Le député d'Arcy, nel 45 Le comédien sans le savoir. Quindi è uno dei personaggi della Comédie Humaine che comparirà. Naturalmente evolve e alla fine nel député d'Arcy dice Rastignac, che forse la sua ipoteosi, Rastignac per la seconda volta ministro e segue le tracce di Nucingen, questi nobili banchieri. Ha sposato nel 39 la figlia di Delphine, quindi praticamente la nipote di Père Goriot e del barone di Nucingen, ma prima di sposare questa figlia è stato amante della madre. Quindi è stato amante della madre e ha sposato la figlia. Ritroveremo questa situazione in un altro
dei romanzi che analizziamo stasera, e diventa uno dei grandi, diciamo, personaggi. In questo caso siamo nel 1840, quindi siamo sotto il regno di Luigi Filippo, la cosiddetta monarchia borghese, così definita, e diventa uno dei grandi finanzieri, dei grandi personaggi dell'alta società, senza farsi scrupolo di sposare appunto la figlia della propria amante. La propria amante che sarà, non in questo romanzo, questa baronessa di Nucingen, che è una delle due figlie del Père Goriot. Le figlie di Père Goriot chiedono continuamente denaro al loro padre per pagarsi conti di sarti, per pagarsi gioielli, per pagarsi, diciamo, scappatelle con i loro amanti e rifornire i loro amanti di denaro, e senza naturalmente voler passare tramite i mariti, che sono, come detto prima, 50.000 lire di rendita. Adesso non ho la minima idea di che cosa possa essere rapportato alle cifre attuali, ma sicuramente rendite enormi. E Père Goriot continua a cedere parte del proprio denaro che aveva accumulato per avere una rendita che gli consentisse una vecchiaia, diciamo, tranquilla. E questo depauperamento continuo viene rimarcato dal cambiamento appunto di piano all'interno di questa pensione, dal fatto che continua, diciamo, ad avere sempre meno disponibilità per vestiti, per qualsiasi cosa. Le figlie sono loro grate, riconoscenti in qualche modo? Assolutamente no, non sono assolutamente grate, tanto è vero che, lo leggeremo fra non molto, quando ci sarà la questione della morte, il Père Goriot morirà, come diceva il nostro autore, solo come un cane. Adesso volevo far leggere una descrizione più dettagliata di Rastignac, sia fisica che... Eugène de Rastignac aveva un viso tutto meridionale, colorito chiaro, capelli neri, occhi azzurri. Il suo aspetto, le sue maniere e la sua posa abituale denotavano il figlio di famiglia nobile, cui la prima educazione aveva insegnato solo tradizioni di buon gusto. Se egli aveva cura dei propri abiti, se i giorni comuni finiva di logorare gli indumenti dell'anno precedente, tuttavia poteva talvolta uscire vestito come lo è un uomo elegante. Di solito portava una vecchia finanziera, un brutto panciotto, la brutta cravatta nera, logora e mal annodata dello studente, un paio di calzoni in armonia e stivali risuolati. Ecco, è la tipica descrizione che compare in tanti romanzi di questi giovani della piccola nobiltà che dalla provincia raggiungono Parigi per o studiare. Mi viene in mente per esempio il protagonista, di cui adesso non ricordo il nome, dell'Educazione sentimentale di Flaubert, ma anche di tanti altri romanzi del genere, che vengono a Parigi per compiere la loro educazione e quindi lanciarsi nella società. Però già dalle primissime note vediamo che Rastignac ha un'indole ancora, diciamo, morale, onesta, ma la voglia di salire i gradini della scala sociale, abbinata al veleno che questo Vautrin gli instilla poco alla volta, lo porteranno ad avere sì un'educazione, ma un'educazione sentimentale al contrario, in quanto diventa, come viene definito, come sono definiti, giovane lupo dai lunghi denti, cioè pronto a sbranare qualsiasi cosa. In pratica, la filosofia che questi eroi o antieroi di Balzac portano avanti, nella filosofia del disincanto, diciamo così, è che tutte quelle che sono le regole, se esse dettate dallo Stato, come le leggi praticamente, se esse dettate dalla religione, regole morali, non sono altro che una gabbia che i furbi, gli intelligenti, hanno proposto per tenere sotto controllo i creduloni, coloro i quali ci credono, dando come ultima
premio, dire sì, sarai povero in questa vita, però se sei onesto, sì, sarai bistrattato in questa vita, però se ti mantieni umile e non ti ribelli, avrai il premio finale. Ma questo è tutta una costruzione, secondo appunto questi eroi che sono, o antieroi che si sono, che si trovano durante tutti i romanzi, o quasi tutti i romanzi della Commedia di Man, capendo questo, si mettono al di fuori di queste regole, di queste leggi e ne approfittano invece per ottenere con la forza, con la violenza, con l'inganno, con l'astuzia, con la mancanza di morale, tipo appunto soltanto l'esempio di sposare la figlia della propria amante e così via, chiaramente una situazione piuttosto anomala ed imbarazzante. E quindi Rastignac arriverà ad avere il successo rinnegando praticamente quella parte buona che inizialmente ha in sé, perché vedendo il destino del Père Goriot che è buono, buono in maniera si dice addirittura patologica, in quanto ha una malattia, cioè non vede quello che era la realtà del comportamento delle proprie figlie, che lo spogliano senza dare nessun affetto, nessun rispetto, nessuna collaborazione comunque con lui. E il contatto con questo diavolo tentatore Vautrin, ex forzato appunto, lo porta a compiere la sua diseducazione con la fine con la morte di Père Goriot, durante il quale appunto avremo queste cose qui. Gioca un tiro coi bricconi, disse Eugène. Va a comprare uno spazio di terra per 5 anni al Père Lachaise e ordina un servizio di terza classe alla chiesa e alle pompe funebri. Se i generi e le figlie si rifiutano di rimborsarti, farai incidere sulla tomba: qui giace il signor Goriot, padre della contessa de Restin, infruttuosamente dal signore e dalla signora de Nucingen e dal signore e dalla signora de Restaud. Non andò oltre la loro porta. I portieri avevano ordini severi. Il signore e la signora dissero: non ricevono nessuno. Il loro padre è morto e sono immersi nel più vivo dolore. Rastignac, rimasto solo, fece qualche passo verso la parte alta del cimitero e vide Parigi tortuosamente coricata lungo le due rive della Senna, dove cominciavano a brillare le luci. I suoi occhi si fissarono quasi avidamente tra la colonna della Place Vendôme e la cupola degli Invalidi, dove viveva l'alta società nella quale aveva voluto penetrare. Lanciò su quel ronzante alveare uno sguardo che pareva pomparne anticipatamente il miele e disse queste parole grandiose: ed ora a noi due. E come primo atto della sfida che lanciava la società, Rastignac andò a pranzo dalla signora de Nucingen. Quindi magari non era chiarissimo perché prendendo dei pezzi, i due studenti sono Rastignac stesso e l'amico Bianchon che è studente in medicina e che pure lui vive in questa pensione. Sono loro che hanno assistito agli ultimi giorni di Papa Goriot e sono loro che si devono occupare del funerale, un funerale miserrimo, funerale che rischiano e loro stessi anzi hanno dovuto pagare. E la risposta andando a cercare di ottenere il rimborso nei due palazzi nobiliari è che nessuno viene ricevuto perché sono in lutto per la morte del padre, però se ne diciamo, lavano le mani per quanto riguarda, per quanto riguarda le esequie. Compariranno soltanto due carrozze con gli stemmi come diciamo, segno di parentela. La parte finale, questa è proprio la chiusa del romanzo, la parte finale, appunto a noi due, è la cosiddetta sfida. Oramai Rastignac ha compiuto la sua trasformazione, è diventato definitivamente e decisamente quel giovane lupo dai denti lunghi, quindi sfida Parigi, dice a noi due, cioè lì c'è questa immensa possibilità di arricchimento, di entrare nell'alta società, di vita lussuosa, e lui quindi si precipiterà ad avere questo, come abbiamo visto nel corso della Commedia di Man, nel corso degli anni in cui è seguito nei vari romanzi, di cui non sempre è
protagonista, però come coprotagonista noi seguiamo la sua ascesa fino ad arrivare appunto ministro a sposare la figlia di una di queste, da cui appunto alla fine dice sì, triste, così però adesso vado a pranzo, vado a cena dalla signora de Nucingen, cioè in una casa dell'alta nobiltà. Dicevo, e della alta finanza lo stesso, perché Nucingen erano contemporaneamente banchieri e nobili. Dicevo prima che e questo varrà anche per Bellamy, che la realtà supera la fantasia, e che fra l'altro è uno dei punti cardine anche della scuola del naturalismo. Il nostro Balzac pare che si sia ispirato per questa figura a un certo Adolphe Thiers, che sarà uno dei primi presidenti della Terza Repubblica e che negli anni in cui Balzac scrive e risistema queste cose era un giovanissimo, diciamo, dandy del tempo. Questo Adolphe Thiers sarebbe servito appunto come modello a Balzac. In effetti, come Eugène de Rastignac, Thiers, oppure Eugène de Rastignac come Thiers, sposa la figlia della propria amante. Quindi qualsiasi, diciamo, trampolino di lancio è buono per proseguire nella scalata della società. La tecnica è amante un po' più vecchia, nel caso di Rastignac la signora di Nucingen ha 7-8 anni più di lui, nel caso, come vedremo più avanti, di Bellamy una sua amante neanche un bel po' di più, però quando viene il momento di stringere e di conquistare, diciamo, questa amante serve per, come grimaldello, per entrare nelle case che contano, per entrare nell'alta società. Ma quando viene il momento di accasarsi, quando viene il momento di stringere appunto una dote, di avere una consacrazione, è la figlia giovane che viene prescelta con stridor di denti, eccetera, come vedremo anche in altre cose. Ecco, io per quanto riguarda il Père Goriot come analisi generale e come descrizione di questo personaggio avrei finito, poi avremo modo magari nel corso delle altre presentazioni di ritornarci un attimo. Il secondo romanzo che volevo presentarvi è La Curée. La Curée è il secondo dei romanzi di un altro grande ciclo. Sia Balzac che Zola ideano due grandi cicli. Quello di Zola si chiama Le Rougon-Macquart, che è il cognome di una famiglia, infatti lo stesso titolo è Rougon-Macquart, storia di una famiglia del Secondo Impero. Quindi, seguendo proprio un albero genealogico, Zola scrive 20 romanzi dove i cui protagonisti sono elementi di questa famiglia. Una famiglia che ha dei caratteri patologici. Sono passati circa 30 anni, Zola scrive questi romanzi dal 71, 1871 al 1880-85, e quindi sono passati 40 anni, circa 35 anni, il Secondo Impero è già caduto, Zola è un accanito detrattore di Napoleone III, quindi del Secondo Impero, e ogni romanzo di questo ciclo ha comunque dei forti elementi di critica del ventennio, diciamo, precedente, cioè dei vent'anni di Napoleone III. Patologia, perché patologia? Perché la scuola naturalista va a ricercare proprio anche nei personaggi che metterà su carta, diciamo, quelli che possono essere i comportamenti dovuti a tare, a malattie, e in un certo senso quindi li deresponsabilizza in qualche modo. Se voi proverete a leggere questo romanzo, che fra l'altro
viene considerato, anche se poco, magari meno conosciuto rispetto ad altri di Zola, viene sicuramente considerato da alcuni come il miglior romanzo scritto da Zola nell'arco di questi 20 romanzi del ciclo. Allora, la Curée, diciamo subito cosa significa in francese. Curée è mutuato dalla caccia. La Curée è il momento in cui, una volta ucciso il cervo, diciamo sostanzialmente era il cervo, il cacciatore lo sventra e concede alla muta le frattaglie o comunque le parti non nobili che potevano essere poi utilizzate, diciamo, come cibo. E quindi la Curée è quel momento in cui noi immaginiamo questa ventina di cani che si gettano su questa massa fumante di intestini e altro, e se li diciamo, disputano, se li sbranano. Allora, la Curée è la città di Parigi, cioè quindi l'assalto e lo sbranamento che durante i primi anni del Secondo Impero, speculatori, arrivisti, finanzieri col pelo, faccendieri e quant'altro, fecero, funzionari corrotti, fecero della città di Parigi. Questo secondo la visione naturalmente di Zola, che in parte è chiaramente vera. In effetti, uno dei primi provvedimenti di Napoleone III fu quello appunto di rivedere completamente il piano della città di Parigi, soprattutto per quanto riguardava quei quartieri centrali che erano rimasti sostanzialmente all'epoca di Luigi XIV. Luigi XIV aveva sventrato quella che era la cosiddetta Corte dei Miracoli, cioè quartieri estremamente bui, medievali e popolati da proprio la feccia, diciamo così, della società. Dopo Luigi XIV, grandi interventi non ce ne furono su Parigi. Nel frattempo c'erano state almeno tre rivoluzioni, e cioè la Grande Rivoluzione, la Rivoluzione di Luglio e la Rivoluzione del 1848, quella che consentì a Luigi Napoleone di diventare prima presidente e poi imperatore. Quindi Napoleone dà là il via, disinteressandosi poi sostanzialmente di come venivano fatte queste cose, al barone Haussmann, che era il prefetto di Parigi e della Senna, questo grande piano di sventramento e di creazione di quella che è la Parigi che vediamo noi se passeggiamo appunto per Boulevard Haussmann, dove ci sono le Gallerie Lafayette, ma anche Boulevard des Italiens, Boulevard des Capucines, Boulevard de Malherbe, eccetera, eccetera, tutto questo giro di grandi boulevard. Quindi enormi strade, larghissime, con marciapiedi larghissimi, con quei tipici palazzi parigini con le mansarde e così via. L'intenzione di Napoleone, che da buon ex rivoluzionario carbonaro italiano, Napoleone è molto intrecciata la sua storia con quella italiana, partendo appunto dal fatto che lui venne allevato a Roma, dove la famiglia dei vari parenti di Napoleone si erano rifugiati dopo la caduta dell'impero, e da buon ex rivoluzionario teme molto le rivoluzioni, quello che teme di più è la rivoluzione. Ora, conoscendo perfettamente le tecniche, le tattiche dei rivoluzionari di allora, cioè strade strette, case molto ravvicinate tra di loro, facilità di costruire barricate e quindi blocco di quello che possono essere, di quelli che possono essere i movimenti dell'esercito che deve combattere questo eventuale moto rivoluzionario. Quindi grandi viali, che sono praticamente un viale largo 50 metri, come si fa a costruire una barricata in un viale largo 50 metri? È praticamente impossibile. Mentre invece reparti di cavalleria possono agilmente girare gran parte della città per poter appunto caricare gli insorti. Quindi l'idea di Napoleone è sotto sotto traccia quella di operare in modo da evitare nuove rivoluzioni. Naturalmente questo dà il là ad una serie di speculazioni pazzesche. Adesso poi incomincio a fare leggere, però vi voglio spiegare come
avveniva questa speculazione, perché non è un brano in cui fileggo. Allora, naturalmente bisognava sapere dove passavano questi boulevard, perché non è che passassero proprio in tutta Parigi. Quindi le case intercettate da questo boulevard venivano espropriate e pagate da una commissione. Il proprietario della casa X, che doveva essere abbattuta, si doveva presentare presso la commissione e perché la commissione valutasse quanto la casa valeva, doveva presentare i contratti d'affitto. Più contratti d'affitto alto aveva, più la casa non veniva ispezionata. Diciamo che tutto veniva fatto sulla carta. La tal casa aveva tot appartamenti, un negozio, due negozi, affittati a queste cifre, quindi c'erano dei parametri e si calcolava il valore delle case. Quindi, problema numero uno, conoscere i tracciati, i progetti, dove dovevano arrivare queste cose. Una volta conosciuto questo, acquistare a basso prezzo 1, 2, 3, 5, 10, dipendeva che capitale uno aveva, di queste case, creare dei falsi contratti d'affitto, cioè veri per la realtà ma non rispondenti a quanto effettivamente l'inquilino pagava, ci si metteva d'accordo e quindi presentare queste carte e ottenere due volte, tre volte, quattro volte quello che era il valore effettivo della casa. Sarà quello che farà all'inizio il protagonista del nostro romanzo, Aristide Saccard. Ma dice, ma come mai, se il romanzo è e racconta la storia dei Rougon Macquart, questo si chiama Saccard? In realtà si chiamerebbe Rougon, ma quando arriva a Parigi, dopo alcuni anni di inedia in provincia, a Parigi, dove ha un fratello deputato, decide di cambiare nome per non compromettere in un certo modo la carriera politica del fratello nel caso le cose fossero andate male. Per cui mantiene il proprio nome di battesimo, Aristide, ma cambia da Rougon a Saccard. Allora vediamo la prima parte dove viene descritto. La descrizione qui non è tanto una descrizione fisica. Rastignac è un bel ragazzo. Nel terzo vedremo Duroy, protagonista di Bellamy, è un bel ragazzo, quindi hanno dalla loro parte anche questa carta. Aristide Saccard non è niente di particolare, viene descritto come abbastanza attarchiato, scuro di carnagione, viene da una regione del sud, gambe abbastanza storte, però dalla sua parte ha, se vogliamo così, l'intelligenza del disonesto, ma comunque l'intelligenza. Quindi Saccard arriva a Parigi dalla provincia ed è inferocito con se stesso. È inferocito con se stesso, ma anche un po' col fratello, perché non si è schierato per tempo con il colpo di Stato del dicembre 1851, quando quello che era l'allora presidente della Seconda Repubblica Francese, la più corta in assoluto, durerà dal 48 appunto al 51, da presidente, tramite colpo di Stato e plebiscito, organizzato diciamo in maniera controllata, viene nominato dal popolo francese imperatore. Lui non riesce a schierarsi in tempo e quindi non è in prima fila per prendere questi favori. Quindi è inferocito con se stesso per non aver capito questo, per non essere stato informato, però non ce la fa più a vivere a Parigi. Ha la spinta anche lui di partecipare a questa grande operazione di smembramento, a questa curée. E quindi va a Parigi e, dopo aver parlato col fratello, che gli garantisce semplicemente un posto, ma però un piccolo posto, ma importante perché potrà avere accesso a quelle famose mappe dove si vede il tracciato dei futuri boulevard. La sera stessa del suo arrivo, mentre Angela disfaceva i bagagli, egli provò un violento bisogno di vagabondare per Parigi, di calpestare con le sue pesanti scarpe da provinciale quel selciato ardente da cui contava far scaturire milioni. Fu una vera e propria presa di possesso. Camminò senza meta lungo i marciapiedi come in terra di conquista,
aveva la nettissima visione della battaglia che era venuto a combattere e non gli ripugnava paragonarsi ad un abile scassinatore il quale, con astuzia e con violenza, sta per impadronirsi di quella parte di ricchezza indivisa che gli spetta e che gli era stata fino ad allora malvagiamente rifiutata. Se avesse provato il bisogno di scusarsi, avrebbe invocato le sue aspirazioni soffocate per 10 anni, la sua miserabile vita di provincia e soprattutto i suoi errori, dei quali riteneva responsabile l'intera società. Ma in quel momento, in preda all'emozione del giocatore che pone finalmente le mani ardenti sul tappeto verde, non provava che gioia, una gioia tutta particolare costituita da soddisfazioni di invidioso e da speranze di furfante impunito. L'aria di Parigi lo inebriava, gli sembrava di udire il rumore delle carrozze e la voce di Macbeth che gli gridava: sarai ricco. Camminò così, passando da una strada all'altra per quasi 2 ore, assaporando la voluttà di un uomo che si aggira nei meandri del suo vizio. Non era più tornato a Parigi dopo l'anno felice che vi aveva trascorso da studente. Cadeva la notte, il suo sogno diventava sempre più ambizioso in mezzo alla vivida luce che i caffè e i negozi proiettavano sul marciapiede. Perse la strada. Ecco, quindi lui è sposato, Angela è sposato con una donna di cui sapremo pochissimo e ha pure un figlio. Il figlio all'inizio con loro, ma poi sarà messo in collegio. Quindi ha un colpo di fortuna, però diciamo, io ve lo anticipo rispetto a qua, ha un colpo di fortuna nel senso che la moglie muore. La moglie, adesso non vogliate, ma nel colpo di fortuna all'interno del contesto del romanzo, non un colpo di fortuna in assoluto. Ecco. E la moglie, per un infreddamento, per qualcosa di questo genere, muore, e io non l'ho scelta come pagina, anche perché diciamo, non è proprio nel discorso logico che voglio fare, però diciamo che è molto, molto toccante in senso negativo la pagina in cui lui la guarda e la vede morire, a sua volta lei lo guarda come se dicesse: ma vuoi accelerare la mia morte? Uno scambio, diciamo così, di sguardi. Uno scambio di sguardi. La moglie quindi muore, ma però prima leggiamo qui. Aristide Carr, fin dai primi giorni, sentiva salire quell'ondata di speculazione la cui schiuma avrebbe sommerso l'intera Parigi. Ne seguì i progressi con profonda attenzione. Si trovava al centro della calda pioggia di scudi che cadeva fitta sui tetti della città. Nelle sue continue corse attraverso le stanze del municipio aveva colto al volo il vasto progetto della trasformazione di Parigi, il piano delle demolizioni, delle nuove strade, dei quartieri improvvisati, di quell'altissima provvigione sulle vendite dei terreni e degli immobili che faceva divampare ai 4 angoli della città la lotta degli interessi e la fiammata del lusso ad oltranza. Da quel momento la sua attività ebbe un solo scopo. Fu allora che divenne bonaccione e tranquillo. Ingrassò anche un poco, smise di vagabondare per le strade come un gatto affamato in cerca di preda. In ufficio era più affabile e più gentile di prima. Il fratello, al quale faceva delle visite in un certo senso ufficiali, si congratulava con lui perché aveva imparato a mettere così bene in pratica i suoi consigli. All'inizio del 1854, Saccari gli confidò di avere in vista parecchie speculazioni, ma che gli erano necessarie forti anticipazioni di capitali. Quindi forti anticipazioni di capitali che gli sarebbero servite appunto per acquisire una o più di queste case che poi avrebbero avuto una rivalutazione pazzesca. Il fratello non ha nessuna intenzione di anticipargli nessun capitale ed è qui appunto che capita la colpo di fortuna per lui, cioè la morte di questa moglie, del resto insignificante. Abbiamo visto che l'eroe 1, Rastignac, e l'eroe 2, di Rouen, come vedremo, hanno una storia simile, cioè attraverso un'amante più anziana vanno poi a sposare la figlia per sistemarsi. Questo invece fa un altro di quegli atti che nell'Ottocento, ma forse anche dopo,
sono abbastanza comuni in queste storie, e cioè, essendo libero, sposa una ragazza ricca che è rimasta incinta e la cui famiglia, mezza nobiliare o comunque di nobiltà borghese, il padre era stato giudice e così via, deve sistemare la questione. E quindi, attraverso i buoni uffici di sua sorella, un personaggio un po' strano che ritornerà in altri romanzi, che conosceva molto, avendo una specie di negozio, di merceria, eccetera, eccetera, viene messo in contatto con la famiglia di questo giudice, Béraud, la cui figlia René, giovanissima, molto anche più giovane di lui, incinta, deve essere, non sappiamo da parte di chi, non ha importanza, ai fini della storia non viene detto, deve essere, diciamo, sistemata per riportare la reputazione. Ci sono naturalmente c'è una dote molto alta che consentirà appunto al nostro Aristide di buttarsi, di concretizzare tutte le belle idee che aveva e tutte le conoscenze che era riuscito ad ottenere in quei 2 o 3 anni che aveva passato negli uffici del comune. E quindi, grazie a questo matrimonio, che fra l'altro è un matrimonio proprio che non ha assolutamente nessuno, non al momento d'amore, ma anche un domani, rimarrà comunque sempre un matrimonio di convenienza. Grazie a questo lui riesce ad avere quindi il primo capitale, e grazie a questo primo capitale, anzi addirittura oltre al capitale, anche perché c'è proprio una casa all'interno di questi progetti di proprietà della zia, che lui riesce a farsi intestare come ulteriore, diciamo, trattativa nel matrimonio, parte e ha il primo grande successo e diventa uno dei grandi personaggi, diciamo, di questa speculazione. Allora, prima di leggere qualche cosa, vi presento gli altri 2 personaggi. Aristide Saccard è sicuramente il personaggio numero 1. Questa moglie, seconda moglie, René, è un personaggio, diciamo, che rappresenta dal punto di vista di Zola la carne, cioè la sensualità, la mancanza, diciamo, di interessi, la mancanza anche di praticità. Lei si lascia tranquillamente spogliare, in un certo senso, accontentandosi di promesse. D'altro canto, Saccard, per tacitare, le pagherà conti di sarti. Vedremo poi che a un certo punto questa grande ricchezza è una ricchezza più virtuale che reale, perché Saccard continua a rilanciare sul tavolo, diciamo così, della speculazione, sul tavolo di nuove imprese, di nuove opere. Per cui il suo patrimonio è difficile da quantificare, e la sua credibilità finanziaria si regge su un continuo spostamento, su un continuo vorticare di prestiti, parziali pagamenti di questi prestiti, ricerche di monetizzare parte della dote. Ecco, leggeremo poi un brano di questo. Quindi René rappresenta la sensualità, la carne. Ma c'è il ritorno dal collegio del figlio che lui aveva avuto con la prima moglie, Angelo, Maxime. Maxime è un figlio, è un personaggio abbastanza scialbo, è un personaggio, diciamo, il tipico personaggio manipolato. Sarà manipolato dalla matrigna, di cui diventerà amante. Scandalo, naturalmente, che fece sì che questo romanzo, che era pubblicato su una rivista del tempo settimanalmente, quando si arriva a questo punto già, perché comunque naturalmente non è che la storia sia diversa dall'Italia alla Francia, cioè quelli che erano i protagonisti del Secondo Impero sono diventati protagonisti della prima parte della Terza Repubblica. Quindi questa messa sotto i riflettori di speculatori, di affaristi, di mazzette, tangentari, roba di cui c'erano anche allora, non è che fosse già piaciuta. Ma quando si arriva alla concretizzazione del rapporto tra René
e il figliastro Maxim, anche se è un rapporto, diciamo, si tratta di un incesto solo legale, in quanto comunque non avevano rapporti di sangue biologici, i due, porta alla la censura a bloccare la pubblicazione dei vari capitoli su questa rivista. E lì Zola, contrariamente a Flaubert con Madame Bovary e anche a Baudelaire con I Fleurs du Mal, rifiuta di andare in tribunale, accetta per il momento, diciamo così, questa decisione senza voler andare in tribunale. Qualcosa gli sarebbe valsa un'enorme pubblicità, perché essendo molto amico dell'editore non voleva metterlo, diciamo, in difficoltà. Quindi Maxime è il personaggio che presenta, diciamo così, la persona plagiata. Prima viene plagiato dalla Macrigna, che è lei che lo seduce e lo tiene come se fosse una sorta di coccherino, di cagnolino al suo servizio. E verso la fine del romanzo viene manovrato, viene plagiato dal padre, che, guarda caso, gli farà sposare una ragazza bruttina, senza grandi, diciamo, neanche brillantezze intellettuali, ma dotata di una buona quantità, diciamo, di scudi in dote, e quindi attraverso questa manovra risolleverà la sua traballante economia. Ecco, adesso, leggendo il brano successivo, vediamo appunto la questione di questi equilibrismi finanziari. In quell'epoca i suoi affari si complicarono enormemente. Aveva tanti figli attaccati ad ogni dito, tanti interessi da svolgere e tante marionette da muovere, che dormiva appena 3 ore per notte e leggeva la corrispondenza in carrozza. Ed il bello era che la sua cassa sembrava inesauribile. Era azionista di tutte le società, costruiva con un invasato, prendeva parte ad ogni genere di traffici, minacciava di allagare Parigi con una marea crescente, senza che lo si vedesse mai realizzare un utile ben preciso, né intascare una grossa somma di denaro alla luce del sole. Quel fiume d'oro, dalle sorgenti sconosciute, che sembrava uscire ad ondate incalzanti dal suo studio, riempiva di stupore gli ingenui, e ad un certo istante fece di lui l'uomo del momento, al quale i giornali attribuivano perfino tutte le spiritosaggini che venivano dette in borsa. Saccard era costretto ogni giorno a sottoporsi a faticosi giochi di abilità. Abitava in un palazzo da 2 milioni, conduceva un treno di vita principesco ed alcune mattine non aveva in cassa neppure 1000 franchi. Le spese non accennavano a diminuire. Viveva di debiti, tra una folla di creditori che assorbivano giorno per giorno gli scandalosi guadagni che egli realizzava in certi affari. Nel frattempo alcune società si sfasciavano contemporaneamente sotto i suoi piedi, scavando nuovi e più profondi abissi che egli, nell'impossibilità di colmare, superava con un salto. Camminava così in un terreno minato, in crisi continua, saldando fatture di 50.000 franchi senza pagare il salario al cocchiere, procedendo con un sussiego sempre più regale, vuotando su Parigi con furore sempre crescente la sua cassa già vuota, donde continuava a scaturire il fiume d'oro dalle leggendarie sorgenti. Ecco, qui appunto viene descritto questa finanza allegra. Gli ambienti in cui si svolge questo romanzo, oltre ad alcuni flash, per esempio tutto il primo capitolo che si svolge già in medias res, cioè sono Maxime e René in carrozza al Bois de Boulogne, che carrozza scoperta, era la passeggiata, tutte le carrozze passeggiavano, si incrociavano e ciascuno si scambiava, diciamo, si scambiavano convenevoli e soprattutto si confrontavano le mise, i gioielli e così via. Ecco, diciamo che gli ambienti sostanzialmente in cui si svolge questo sono due. Quello assolutamente preponderante è il palazzo che viene qui appena descritto e si chiama Hotel Saccard.
Hotel Saccar, il cui colore predominante è l'oro, quando viene descritto, mobili, stucchi, tutto quanto è l'oro. Esiste anche, meraviglia delle meraviglie, una grande serra, e sarà lì appunto che avverrà il fattaccio tra René e Maxine. L'altro, dove si svolgono parecchie scene, diciamo così, importanti, è il palazzo, si chiama Hotel Béraud, palazzo appunto della famiglia di René, che per contrasto è nero, scuro, tutto quanto è nero, scuro, finestre semichiuse, mobili assolutamente di quercia, di noce scuro, e la stessa, diciamo, sensazione di cupezza lo si ha anche nei personaggi, il padre e le zie di René, di cui appunto come si vestono, il fatto che non uscivano praticamente mai. Quindi il contrasto è fatto anche in questo modo. Il romanzo, come dicevo, finisce in maniera senza, diciamo, se vogliamo, una vera fine, cioè finisce in realtà con il matrimonio di Maxime con questa ragazza di buona famiglia, che porterà una grande dote, che aiuterà a risollevare molte delle operazioni sbagliate anche da Saccar, e finirà con la morte di René. In poche righe Zola dirà che René, che si era poi rinchiuso in se stessa nella volta, quando viene abbandonata da Maxime, quando viene comunque poco considerata da Saccar, prende una febbre tipo meningite, e nel giro di pochi giorni morirà. Ecco, io farei adesso una pausa, poi dopo rimane l'ultimo in poco tempo. Ok. Ecco, chi leggesse questo libro, non so se è facile o meno da trovare, io non ho una vecchia copia, chi leggesse questo libro si accorge che il ruolo dell'autore, come del resto sarà in quello successivo, è un ruolo relativamente marginale, nel senso che non viene portato nessun giudizio da parte dell'autore: ha fatto questo, per cui si è dimostrato disonesto, si è dimostrato. Quindi diciamo che l'autore nel naturalismo tende a scomparire, a descrivere i fatti in maniera anche minuziosa, e lascia in un certo senso al lettore il trarre le conseguenze. Naturalmente questa è un'utopia, perché c'è sempre comunque un punto di vista da parte dell'autore. Però è sicuramente un punto di vista più sfumato, più difficile da cogliere esplicitamente. Concludo ancora sulla Curé dicendo che c'è una trasmissione di carattere storico, non mi ricordo esattamente il titolo, comunque che è su Rai 5, che fa concludere, alla conclusione della quale il conduttore chiede, e di solito c'è un professore universitario, si parla, non so, di fascismo, si parla di Napoleone, si parla di tantissimi aspetti storici, chiede alla fine di consigliare un libro, un luogo, un film, quindi su questo argomento. Allora, sull'argomento la Curé, il libro ovviamente la Curé, il luogo ovviamente è Parigi, il film c'è pure quello, un film degli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, con Michel Piccoli, che faceva Aristide Saccar, e diciamo che probabilmente la finezza di Michel Piccoli forse non si abbina bene alla descrizione del personaggio. Michel Piccoli naturalmente è pieno della forma, adesso è piuttosto anzianotto, e Jane Fonda nella parte di René. Non mi ricordo, era un autore che poi non ha avuto una gran cosa, quello che faceva Maxime. Passiamo adesso a Guy de Maupassant,
con Bellamy. Bellamy l'hanno trasmesso ieri sera su Rai Movie, però è un film molto recente, di 2 o 3 anni fa, ma non è, a mio parere, è proprio un B-movie, cioè un film così che passa senza infamia e senza lode. Allora, Guy de Maupassant, 2 parole su Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, anche lui, diciamo, ha fatto per anni lo stesso mestiere di Aristide Saccaro, cioè vegetava in un ufficio del Ministero delle Finanze a Parigi, ma improvvisamente nel 1880, dopo alcuni essay, dopo alcune prove, diciamo, letterarie, per un decennio esplode, dal 1880 al 1890, scrivendo qualcosa come 300 novelle, che sono raccolte in 5-6 libri, e di ogni genere, dall'horror alla guerra. Anzi, la sua novella più nota si chiama Bull de Suif, palla di grasso, e che è ambientata durante la ritirata di Sedan. Diciamo che i francesi hanno sempre molto lavorato, gli autori francesi, sulle loro grandi sconfitte, da Waterloo con Stendhal, con Victor Hugo, appunto a questa qui di Sedan. E Bull de Suif viene inserita in una raccolta che si chiama Les Soirées de Medan, che è il manifesto della scuola naturalista. Quindi compone 300 novelle e 6 romanzi, più resoconti di viaggio, qualche pièce teatrale, però quelli sono, diciamo, di minore importanza. Nel 1890 si manifestano i primi sintomi di pazzia, dovuta probabilmente, non tutti concordano, dovuta probabilmente a una sifilide mal curata, e anche perché per l'epoca non era facile curarla, in quanto senza antibiotici era una cosa che o veniva presa proprio con le primissime sintomi, o altrimenti non c'era niente da fare. E una degli esiti era appunto quella della pazzia, per cui nel 1890 incomincia i primi soggiorni, diciamo, nelle varie cliniche psichiatriche del tempo, e nel 93 completamente, diciamo, assente, completamente fuori di sé, per sua fortuna muore comunque a 43 anni. Allora, Maupassant ha quindi un passaggio meteora, 10 anni, ma è considerato, a ragione, uno dei migliori romanzieri di fine secolo, scrittori, perché anche le novelle, anzi c'è chi sostiene che le novelle siano di livello maggiore. Il suo romanzo simbolo è appunto Bellamy. Bellamy racconta la storia di un ex soldato di un reggimento nella colonia algerina, un ex soldato che, una volta congedatosi, capita a Parigi con le stesse identiche, con gli stessi identici appetiti dei due protagonisti precedenti, cioè di Rastignac e di Saccar, cioè il fatto di conquistare una posizione, conquistare un posto nella società. Vediamo la descrizione che fin dall'inizio il romanziere ci fa di... Prestante per natura e per l'addestramento di ex sottufficiale, eresse il busto, si arricciò i baffi con un gesto militaresco che gli era consueto e diede all'ingiro una rapida occhiata sugli ultimi commensali, una di quelle occhiate di bel giovane che spaziano come il colpo d'ali di uno spardiero. Le donne alzarono gli occhi su di lui. Camminava come al tempo in cui indossava l'uniforme degli Ussari, petto in fuori, gambe leggermente arcuate come se fosse appena smontato da cavallo, e andava deciso per la strada affollata, dando spallate e spintoni alla gente pur di non scansare nessuno. Portava la tuba piuttosto appannata, un tantino reclinata su di un orecchio, e faceva risuonare i tacchi sul selciato. Aveva un'aria di sfida per chiunque e per ogni cosa, passanti, case, la città intera, come bravata di bel militare tornato borghese.
Per quanto avesse indosso un abito da 60 franchi, mostrava una certa eleganza chiassosa, un po' qualunque, ma tuttavia innegabile. Alto, ben conformato, biondo di un biondo castano vagamente fulvo, con i baffi all'insù che parevano spumeggiare sui suoi labbri, gli occhi azzurri, chiari, forati da una pupilla piccolissima, i capelli naturalmente ondulati divisi dalla riga in mezzo al cranio, rassomigliava da vicino al giovanotto cattivo soggetto dei romanzi popolari. Ecco, anche se anche Bellamy, anche Georges Duroy, come Rastignac, ha dalla sua un bel aspetto, anche se un po' volgarotto, diciamo così, un po' più popolare e popolanesco rispetto a quanto poteva essere Rastignac. Siamo nella Parigi, questa diciamo descrizione, lui esce dalla trattoria, cammina, incrocia le persone, non si sposta, anzi piuttosto va contro, siamo proprio sui boulevard che a questo punto sono in piena funzione. Durante gli anni 50 del secolo c'è stato lo sventramento, la costruzione, la nuova ricostruzione dei vari palazzi e adesso, dopo circa 25-26 anni, 30 grosso modo, i boulevard sono in piena funzione per quello che è, cioè pieni di gente, qui siamo in estate, lui poi, non so se lo leggeremo, non credo, ha pochissimi soldi in tasca, può concedersi una sola birra, sta decidendo se bersela subito e quindi poi chiudere, diciamo così, la serata, o se aspettare più avanti per concedersela. Quindi la trasformazione di Parigi si è compiuta, siamo adesso nella Parigi più vicina a quella che conosciamo noi. Probabilmente la stessa folla la incontreremo adesso, la incontreremmo adesso se andassimo in una bella stagione a camminare su questi boulevard con caffè rigurgitanti di gente e gente che passeggia. Siamo quindi, dicevo, all'inizio della Terza Repubblica, appena prima dell'epoca di scrittura di questo romanzo, che è della metà circa degli anni 80, siamo verso il 79, grosso modo 78. Quindi la Terza Repubblica sta partendo, non è partita benissimo, perché è partita sul sangue della Comune. Per affermarsi, la Terza Repubblica deve mandare le truppe, deve mandare le truppe contro i comunardi, diciamo i socialisti comunisti del tempo, ne fucilerà a centinaia, ne deporterà alla Cayenna a migliaia e quindi diciamo che la pace sociale è appena all'inizio. La Terza Repubblica nasce anche sui vizi del Secondo Impero, perché comunque se prima le speculazioni e i grandi imperi finanziari nascono soprattutto sulla questione Parigi, sulla questione appunto abbuffata per quanto riguarda la speculazione edilizia, nella Terza Repubblica la questione è le colonie, in particolare Algeria e Marocco, la costituzione di società che drenano capitali per costruire città, ponti, banche che finanzino, diciamo, la costruzione di infrastrutture moderne all'interno di queste colonie, con scandali e controscandali, fallimenti e qui il fuoco viene messo sulla stampa. Georges Duroy diventerà giornalista e farà una scalata a due livelli all'interno del giornale e all'interno della società, il tutto naturalmente grazie alle sue amanti, alle sue donne. Allora, incontra Georges Duroy, incontra un suo vecchio commilitone e da lì comincia la sua nuova avventura. C'è ancora un pezzettino da leggere, però sì. Svoltò verso la Maddalena seguendo il flusso della folla che camminava oppressa dal caldo. I grandi caffè pieni di gente strappavano sul marciapiede.
Duruà rallentò il passo e la sete gli seccava la gola. Era preso da una sete ardente, una sete di sera estiva, e pensava alla sensazione deliziosa di una bevanda fresca che scorre nella gola. Ed è qui che deve decidere: la bevo subito o aspetto. Nel momento in cui decide di bersela subito, nel caffè dove si siede, incontra appunto un suo ex commilitone, il signor Forestier. Signor Forestier, che è giornalista di un certo livello presso un giornale un po' scandalistico, un giornale che legato ad alcuni uomini politici e uomini d'affari, la cui esistenza è sostanzialmente giustificata semplicemente dal appoggiare questi uomini politici e d'affari nella loro, diciamo, nelle loro imprese. E lo stesso proprietario è praticamente uno di questi signori qui. Walter si chiama come cognome. Allora Georges Duroy viene invitato a provare a fare la carriera del giornalista, essendo completamente squattrinato e anche lui impiegato a pochissimo, con pochissimo stipendio presso uno degli uffici, non mi ricordo, comunali comunque, accetta volentieri, si licenzia e comincia questa sua carriera giornalistica, con l'idea di fare una serie di articoli su appunto l'Algeria, articoli di colore, note di colore, perché l'Algeria appunto doveva essere messa in prima pagina, perché oggetto di una serie di speculazioni a venire. Però Georges Duroy ha il classico momento di panico, nel senso che davanti al foglio bianco non sa assolutamente come scrivere. Ed ecco che sempre in suo soccorso arriva questo ex amico che lo invita a casa. Lui qui ha un momento di imbarazzo perché non sa bene come vestirsi, quindi deve andare a noleggiare un abito da sera, ma nonostante sia un abito a noleggio, quando sale le scale e c'è una specchiera prima di entrare nell'appartamento dell'amico, incrocia con lo sguardo una persona elegante, e lui stesso, perché nonostante appunto la povertà dei vestiti, nonostante la difficoltà anche nell'inserirsi in una società di un certo tipo, la sua presenza gli vale da lasciapassare. Praticamente l'articolo glielo scrive la moglie di questo Forestier, e quindi lui è tutto contento perché l'articolo viene messo in prima pagina. Quando si tratta di fare la seconda, la terza puntata e deve farlo da solo, ciò che presenta viene rifiutato in quanto assolutamente slegato, sgrammaticato, senza capo né coda, e quindi lui si rende conto che il mestiere di giornalista non è che sia proprio così facile, e viene un po', diciamo, degradato al ruolo di galoppino, al ruolo di cercatore di notizie, e lì impara un po' il mestiere anche tramite altri giornalisti più anziani, ovviamente si capisce che le notizie se le inventavano grosso modo. Ecco, Duroy comunque conosce all'interno di questa casa dell'amico Forestier, conosce una signora il cui marito molto opportunamente è fuori per mesi da Parigi, la signora De Marel, che diventa la sua prima amante e lo foraggia anche, è lei che si incarica di affittare un appartamentino che sarà la loro garçonnière, anticipa dei soldi, e il nome Bellamy viene, diciamo, coniato dalla figlia di questa De Marel, che bambinetta trova molto simpatico il personaggio. Poco alla volta però il nostro Georges Duroy riesce a entrare nei meccanismi del giornalismo, e qui abbiamo un pezzettino, se vuoi, conobbe. Sì.
Conobbe gli ingranaggi della politica e del teatro, i corridoi, le anticamere degli uomini del governo e della Camera dei Deputati, le facce importanti dei segretari di gabinetto e quelle arcigne degli uscieri addormentati. Ebbe contatti continui con ministri, portinai, generali, agenti di polizia, principi, sfruttatori, cortigiani, ambasciatori, vescovi, mezzani, piscicani, uomini della società, levantini, fiaccherai, camerieri e tant'altra gente, stimandoli tutti allo stesso modo, misurandoli tutti con lo stesso metro, giudicandoli da un unico punto di vista. A forza di vederli ogni giorno, ogni momento e di parlare con tutti soltanto di cose riguardanti il suo mestiere, riteneva di essere come uno che assaggiasse l'uno dopo l'altro dei campioni di tutti i vini e finisse per non distinguere più il Barolo da Frascati. Divenne in poco tempo un bravo cronista, sicuro nelle informazioni, astuto, svelto, fine, un vero valore per il giornale, come diceva il vecchio Voltaire, che i redattori se ne intendeva. Tuttavia, percepiva soltanto 2 soldi la riga più i 200 franchi di fisso, e con il costo della vita di boulevard e di caffè era sempre senza un soldo e si rammaricava della sua povertà. Deve esserci un qualche trucco che mi sfugge. Il trucco che gli sfugge è quello di sostituire l'amico Forestier. È quello di sostituire l'amico Forestier perché questa Madame Forestier, bella, intelligente, tanto è vero che il primo articolo lo scrive lei, ma vedremo che scrive in realtà anche gli articoli del marito, ha relazioni importanti. Questa Madame Forestier, dicevo, deve accompagnare il marito a Cannes perché è malato di tisi. Accompagna il marito a Cannes malato di tisi, il marito poco alla volta deperisce ulteriormente e nell'imminenza della morte, non sapendo a chi rivolgersi per aiuto, chiama la signora Forestier, chiama appunto Giorgio di Rouen. Giorgio di Rouen li raggiunge e mentre il marito sta spirando e stanno organizzando dopo la morte la veglia funebre, praticamente i due si accordano per un matrimonio. Passato il tempo strettamente necessario per, diciamo così, le convenienze, al ritorno a Parigi si sposeranno ed ecco che Giorgio di Rouen comincia la sua trasformazione accanto a questa donna intelligente e ambiziosa quanto se non più di lui, che come primo suggerimento gli dà quello di rendere nobile il proprio nome e quindi Du Roi tutto attaccato diventa Du Roi, la tipica particella nobiliare alla francese. Il ménage sembra funzionare, Georges continua però, dopo averla lasciata, la sua relazione con la signora de Marel, perché comunque la trova dal punto di vista così sessuale molto stimolante questa relazione. Ma a un certo punto succede che uno dei frequentatori di casa, non più Forestier oramai perché hanno occupato la stessa casa, ma casa di Rouen, uno dei frequentatori di casa di Rouen, anziano, muore e salta fuori il testamento, lascia una cifra molto importante alla moglie, alla signora ex Forestier. Qui Giorgio di Rouen si, diciamo, inalbera perché dice: così non può andar bene, non può andar bene perché se lascia tutto a te significa che era la tua amante e io che figura ci faccio. Avrebbe dovuto, per essere delicato, lasciare metà a te e metà a me. La moglie ci casca e in testa metà della somma delle proprietà che componevano questa cospicua eredità, la lascia la in testa a entrambe. Naturalmente il testamento nella sua realtà rimane segreto e pubblicamente invece si sa che questo amico di famiglia ha lasciato metà alla moglie e metà al marito. Nel frattempo però si allarga anche la cerchia delle conoscenze di Du Roi, il quale comincia ad avere anche delle ambizioni politiche.
comincia ad avere delle ambizioni politiche e comincia a voler concorrere per la carica di deputato nel distretto di nascita suo fuori Parigi. E a questo scopo comincia a frequentare la famiglia del suo editore, questi Walter. Seduce la moglie, molto più anziana di lui, quindicina d'anni almeno, più anziana di lui, e fino allora super, diciamo, corretta, cattolica, di chiesa, di religione, ma a forza di assediarla, la signora crolla, e hanno pochi incontri, incontri che avvengono nella stessa garçonniere pagata dalla De Marel, la quale, frequentandola pure, scopre, attaccato al panciotto di George, un capello bianco, poiché la signora Walter non era totalmente, diciamo, nera di colore. E quindi scoppia il casino e anche la De Marel si allontana. Allora il nostro Duroy, non contento di aver incasinato, diciamo, la propria vita, decide di divorziare dalla signora Forestier, in quanto non riesce a digerire il fatto della famosa eredità di essere stata, perché lui doveva essere, era fiero di, diciamo, rendere cornuti gli altri, ma non gradiva, diciamo, non riusciva a digerire il fatto di ricevere lo stesso trattamento da parte di altre persone. E quindi nota comunque in un ballo a casa Walter la comparsa delle due figlie della sua amante e del direttore, banchiere, eccetera, eccetera, ricchissimo Walter. In particolare una, e si accorda con lei, avendola fatta innamorare, si accorda con lei perché questa scappi di casa e la aspetta la notte, a mezzanotte, su una carrozza di piazza, e la rapisce sostanzialmente, e nonostante le rimostranze della madre, che pur non potendo confessare al marito il perché è assolutamente contraria, devono cedere. In particolare Walter dice: ma sì, ma guarda, oramai è fatta, bisogna, per questioni di convenienza, accettare questo matrimonio, ma forse non sarà neanche un gran male, perché questo ragazzo, allora trentenne, diciamo, grosso modo, questo ragazzo ha comunque delle qualità, è facile che divenga deputato, come giornalista spaventa, perché la sua carriera da giornalista nel frattempo era cresciuta e aveva, diciamo, messo in difficoltà una parte politica rispetto a un'altra per queste questioni sull'Algeria, e non è detto che alla fine non ci abbia guadagnato la nostra ragazza a sposare questo signore. Ma il romanzo si chiude, poi ti faccio leggere, vediamo qui, c'è ancora qualcosa da leggere? No. No, ecco, non l'ho fatto. Il romanzo si chiude praticamente con il ritorno della De Marel, la prima amante, quando si vedono alla festa di fidanzamento, si scambiano un bigliettino in cui si danno appuntamento alla loro garçonnière, che non era stata ancora disdettata, e il pensiero di Georges Duroy è che, insomma, sì, va bene, la ragazza è giovane, è belloccia, però come, diciamo, lo attrae, come lo attizza questa De Marel, in realtà non c'è nessun'altra, per cui prende l'appuntamento di nuovo con questa sua prima amante. Ecco, quindi il romanzo sostanzialmente ha questo ciclo di ascesa, appoggiandosi esclusivamente sulle spalle delle varie donne che lui conosce, nell'ordine: questa De Marel, poi
la signora Forestier, poi la signora Walter e, come nostro primo eroe, Rastognac, alla fine, per avere la dote, per avere l'entratura, per sistemarsi definitivamente, sposerà la figlia dell'amante, così come successe nella realtà a quello che sarebbe stato, o era già in quel momento, il presidente della Repubblica, cioè quel Thiers lì, famoso. Ecco, quindi la scelta di questi tre romanzi, così un po' da analizzare, riassumere e così via, sostanzialmente è dovuta a questi tre personaggi che, con qualche caratteristica diversa, ma sostanzialmente hanno un'ascesa molto simile. La caratteristica forse più diversa è quella dell'aspetto fisico, è quella dell'estrazione, ma dal punto di vista dell'ascesa sociale, della pervicacia e della forza con cui tutti e tre i protagonisti di Père Goriot, La Curé e Bellamy si muovono, è molto simile, e a tutti e tre alla fin fine arride il successo. Li lasciamo comunque nel momento di massimo successo, non abbiamo da parte degli autori ascesa, culmine e poi caduta. Al culmine vengono lasciati. Per la verità, su Père Goriot è solo l'inizio, però sappiamo che in altri 7-8 romanzi l'autore farà vedere la carriera di Rastignac. Per quanto riguarda Saccard, è ancora ricompare marginalmente una volta sola a Saccard nei 20 romanzi, in uno dei 20 romanzi, non mi ricordo quale, uno dei 20 romanzi, ma non è più protagonista, viene praticamente citato o poco più. Il matrimonio del figlio gli risolve quei problemi di liquidità che aveva, e Bellamy lo lasciamo che sta per diventare deputato, sposa una delle migliori fortune di Parigi ed è osannato all'interno sia della sua professione che della società che conta nella Parigi degli anni 80, diciamo, del secolo. Ecco, io avrei finito, se qualcuno vuole fare un commento, fare qualche cosa, ben volentieri, lascio il microfono e la parola. Volevo ricordare che, non so se ci sono degli sceneggiati Rai Tantan del Bellamy con Corrado Pani, e interpretava l'ultima moglie, la ex signora Berlusconi. Ah, là. Allora c'era un Calario. E poi uno ancora più vecchio, del papà Corio, interpretato da Tino Guazzetti. Quello lì me lo ricordo. Quello lo ricordo perfettamente. Il tavolo, la cena. Quello di Corrado Pani no, quello di Guazzelli, più avanti, verso gli anni 70. Guazzelli, quello non me lo ricordo, quello di Corrado Pani, però sicuramente questi romanzi hanno dato spunto appunto a una cinematografia, è una cosa, dopo appunto, ripeto, il Bellamy recente a mio parere non ha un grande, ecco. Sì, sembra un bel gigolò che ha successo, ma il contesto viene poco spiegato. Grazie, avevo visto anche una riduzione teatrale di Bellamy. Mi ricordo che la signora, quella vecchia, era la vecchia attrice Tina Lattanzi, non so se è conosciuta. Comunque, veramente faceva appunto la parte della Walter. Lega il cappello bianco. Sì, sono. Ecco, il. La Curé no, sì, è degli anni 70. Era. Adesso non vorrei dire una stupidata, ma il regista Roger Vadim, che era poi quello che era stato, diciamo, il Pigmalione di Brigitte Bardot. Ecco. E della Fonda, infatti, qui c'è. È stato anche marito e della Brigitte.